vi chiediamo un piccolo sforzo. Facciamo insieme un salto indietro di 2 secoli e mezzo. Siamo nell'Europa di metà Settecento, centro indiscusso del mondo, e siamo alle soglie di uno dei maggiori cambiamenti sociali ed economici della storia. Sta per nascere quella che oggi chiamiamo prima rivoluzione industriale. Menti brillanti danno vita a innovazioni che avranno effetto dirompente su tutta la società, sull'andamento demografico e sulla distribuzione della ricchezza. Gli effetti si propagano ovunque. Una città come Manchester passa in 50 anni da 22.000 a 180.000 abitanti. La maggior parte dei nuovi inurbati vive e lavora in condizioni terribili, molto peggiori di quelle da cui proviene. Senza valide alternative, partecipa e subisce questo stravolgente cambiamento. Anche se alcuni storici oggi contestano l'uso del termine rivoluzione, è certo che da allora il mondo non è più stato lo stesso. I processi produttivi sono modificati, è cambiata la disponibilità dei beni e il loro costo. Progressivamente muteranno anche l'aspettativa e la qualità della vita della stragrande maggioranza delle persone. In quegli anni si tracciano i modelli socio-culturali ed economici che formeranno i secoli successivi. Sono secoli densi di contraddizioni e segnati da conflitti devastanti, ma ci hanno permesso di migliorare la qualità della nostra vita fino a livelli impensabili nei secoli precedenti. Ma cosa accade oggi? Rileggiamo lo stesso paragrafo. Mutano i processi produttivi. Cambia la disponibilità dei beni e il loro costo. Si innalza, in modo generalizzato, l'aspettativa di vita e migliora la sua qualità media. Forse sbagliamo a chiamarla nuova rivoluzione industriale. Di certo abbiamo immense conoscenze e mezzi veloci per trasferirle. Abbiamo comprensione degli eventi e capacità di metterli in relazione. Abbiamo reti di sensori e sistemi di calcolo. Capacità di costruire rapidamente cose impensabili. Abbiamo menti brillanti che dobbiamo coltivare. Abbiamo conflitti e contraddizioni. Dobbiamo fare tesoro della nostra esperienza, governare il cambiamento e guardare lontano. Guidare il processo che ci sta portando al mondo nuovo, perché potete scommetterci, il mondo, fra poco, non sarà più lo stesso.